Il top sarebbe pullare la top 100 e switchare a Drui, switchare poi a Rogue quando siamo in top 100. Vediamo se riusciamo a rankare un po'. Diciamo un po' song. Ok. Non è male. Questo è molto buono, actually. Io non la farei però T1 lei. Io non la farei T1 lei. Io farei coin questa. Palle. Okay. Punto esclamativo Discord, bro. I deck sono nel Discord. Sì, assolutamente, Andrea J, che domande. Chiaro. Vediamo. Ah no, 6 danni, va bene, non è la fine del mondo. Almeno che abbiamo procato il secret already. Vediamo che fa. Torno dopo, possiamo far lei e vedere se, cioè, se ci dà cosa è vinta. Se ci dà come si dice, la spell da 8, quella che pesca. Esce vocal taunt. La gioco. Minchia, è insana sta carta. Porca troia, è troppo forte sta roba. Quanto è sgrava sta carta? Bella Bradiantis. Comunque, quanto è sgrava sta carta? Da 38, da 38 è dura turno 8. Sì, ho capito, ma quanto mana Sebia che turno? Cioè, che abbia già tutto in mano ora? Porco Dio, cioè. Con Bran può, è vero. No. Tutte le... Vogliamo provare a fare armor? Questo non è male, perché intanto lui non può andare faccia con quelle e qua possiamo trovare una cura. C'è un Earth and Scales. E comunque facciamo Hero Power almeno, che comunque è un armor. Ok, io farei lui, vediamo se ci dà una cura. Lo prendo. Penso sia buono. Andiamo a 42, teoricamente siamo più safe. Tra virgolette, più safe. Fa 8 danni lì. Ok. Buono che li abbia dovuti usare sul taunt comunque. Noi quanti danni abbiamo? Perché abbiamo 9 più 6, 15. E a lui comunque ora. Buono. Giusto. Ok, siamo poco off.
Io potrei fare lui più lui qua per stare più safe possibile, no? Secondo me. Faccio loro due e me la cillo, no? Posso trovare Little, però non ha senso cercare Little quando tanto sono safe facendo così. Cioè, alla fine sta roba qua mi dà infinita armor, no? Quindi stiamo safe. Possiamo starlo. Why not, voglio dire. A Little. Ok. Buono, direi che siamo fine, no? GG, sgodo, godo infinito, merda, sto hunter non lo tollero, vecchio. Buono. La prima vinta, dai. Mi piace sto druid, comunque, abbastanza chill. Questo druid qua è rogue, secondo me si porterà nei tornei. Death Knight, secondo me non si è messi male sul Death Knight con druid. Sta mano non è bad, cioè aver lei. Questa la posso anche tenere. Non so se tenere lui. Secondo me tenere al mulligan è bad. Questo si può anche tenere in realtà rampando. Ma non dispiace il drop a 7. Secondo me ci sta a tenere sta mano. Cioè il drop a 7 avendo già il ramp ovviamente. Non avessi Wildgrowth non lo terrei mai lui. Avendo già il ramp secondo me è considerabile. Ok. Guff è buono. Gaff è buono. Possiamo anche fare coin lei. Poi dopo tirare lui di quarto. Giochiamo qualcosa a caso. Consuma. Parte bene opponent. Però vediamo. L'OTK con i cinghiali di Priest. No, non mi va quello di giocare. Dopo viene a provare di H comunque. Possiamo fare con il Lost switchiamo questo Rogue 40 di H e Rogue 30. Sembra, non mi sembra male come idea. Fare una deck roulette così. Vediamo. This is persa? No, non penso perdere questo game. Magari sì, però posso anche buttare Brani in realtà. Secondo me sto matchup qua. Così l'obbligo. Madonna però che mano, si opera. Lui è buono. Lui non è male. Perché ci pesca Nourish e riusciamo anche a fare. E lo facciamo. HP. Torno dopo forse faccio a Nourish, eh. Penso sia meglio. Oddio, in realtà è meglio fare Nourish, no? Perché il turno dopo giochiamo questa che ci dà. Ah no, però aspetta, lui costerebbe uno, no? Vediamo. Questo ok, va bene. Lui è slow, lui è slow. Bella Dario. Ok. Stiamo provando un po' di roba stamani. Vediamo. Potrei anche fare goof. Però ha più senso fare questo ora di goof. Il turno dopo proponiamo. Vediamo. Mi sa che faremo lui il turno dopo comunque. L'ho tenuto al mulligan. Non so se è stato giusto. Secondo me dopo è forte lui averlo. Vabbè, questo è ok, dai. Questo non è male, Swell. Però millo uno. Aspetta, millo, sì, millo. Però merda, bello da tirare ora quello. Posso anche far goof più lui, no? Non è brutto far goof più lui, è clean. O sbaglio? Posso, no? Sì, non è male. Probabilmente è la play migliore questa. Non l'ho mica vista prima perché è unusual come play. Bella questa, mi piace. Molto clean. Cosa consigli di craftare? Ancora aspettate, raga, se avete l'asta limitata. Il meta. Cioè, come dire, dobbiamo vedere ancora tutto. Ok. Va bene, tre danni. Sulle mani?
Ok, fa sta roba, opponent. Per noi ok, perché tanto stiamo rampando. Va bene che lui si sfoghi un po'. Oddio. Non è ancora tempo, non è ancora tempo. Però non rischio che mi sciotti dopo se faccio questa, secondo me, qua. Allora, però io pescherei ora, il turno dopo si va. Si fa roba il turno dopo. Vorrei rampare io qua. Vorrei rampare io qua. Nada, mi sa che non rampo, faccio questa, no? Perché almeno non milla. E poi oltretutto è molto buona qua, per sicurezza. Vediamo. Ci serve il pezzo da due, quello là che ci dà la roba in mano. Così facciamo Bran con lui. E dopo scombiamo, no? Con Seed, no, con Seed, no. Siamo ancora messi bene. Potrei pure far lei più lei, eh. Perché non ci ha giocato attorno a Quinz? Io farei così, probably, qua. Tra da lui. Dopo abbiamo scale di Onyx as well, che buono. Certo che si miciulla anche lui, ho perso, porca troia. Cioè, senso. I want a king. Prova contro il warrior. Guarda, dubito che sia buono in sto spot CV, però. Va bene, lui fa il pezzo tra da lì. A noi sta bene sta roba. Sì, sì, no, ma infatti. No, no, te l'ho detto, ancora non siamo messi male, bro, calma. Ma poi abbiamo il Sire con Bran. Voglio dire, se non succede nulla d'assurdo. Questo è buono. Vediamo. Questo non è male. Questo lo tirerei sicuro. Io farei lui, probabilmente. Non ho fatto questa perché tanto... Oddio, la potevo anche fare, però... Mi piace sta giocata a me. Mi piace sta play perché in fondo tutto è... Non il turno dopo, ma il turno dopo con Innervit. Altrimenti il turno dopo ancora posso fare questo, questo e questo. Che sgravo. Dipende cosa fa lui, ovviamente. Teotar. Porco Dio, raga. Vado a perdere sto game assurdo. Che sfiga, cazzo, però. Cos'è che mi ha ciullato? La prima? Ah, se mi piglia il Sire quello là, ho perso, bro. Ma che devo fare? Assurdo, bro. Che culo rotto. Porco Dio, però. Non è finita ancora, ma non siamo messi bene, ovviamente, cioè. Che culo, dio cane, sto tipo. Abbiamo 15 mana, non è finita, calma. È ancora vincibile, nonostante tutto, calma. Però che sfiga, cazzo. Non è finita, raga. Secondo me la vinciamo, still. Vediamo. Secondo me la vinciamo per... La potremo ancora vincere perché abbiamo il pezzo da due. Questa è una scarogna veramente non indifferente. Però vediamo.
Abbiamo Starfish per quello. Buono questo. Questo non è male. Io pescherei probably qua. Vai. Vai, vediamo. Non moriva quello là perché era silenziato, non prendeva i due danni a fine turno, ve lo ricordo. Questo druid non male, anche se secondo me non è la versione ottimale ancora. Dopo proviamo DH comunque. Anche. Vediamo, lui qua deve fare il sire. Ok. Va bene questo. Cioè va bene, sì. Ok, si è tankato Alex. Molto bene. La vinciamo, ve l'ho detto. Secondo me la vinciamo questa, raga. Allora, io direi di partire pescando 3, probably. Potrei pure fare questa là se voglio, ma è abbastanza useless, penso. Ti farei così. Potrei farla. Va bene. Conviene craftare druid. Aspettate, raga, se avete dust limitato, perché non si sa ancora cosa sarà in mente e cosa no. Lo cercheremo di capire in questi giorni. Non mi scamma 22k punti, no, non vi scammo nulla, raga. Tranquilli. Abbiamo anche da fare, da proseguire la run con Electabuzz alla Kaizo poi. Vediamo se più tardi o domani proseguiamo quella. Domani sicuro, se non lo facciamo oggi. Comunque vediamo seduta stante. Oggi streamerò un po' di più. E domani anche, domani sarà birthday stream. Poi nel weekend non stream e tornerò lunedì intorno alle 10:30-10:40 in live. Lo scam? Cosa è lo scam, bro? Ferali è morto? Ferali è morto alla Lega, bro. Sabato sera era morto alla Lega. Scrivete, raga, la song me la dovete scrivere in privato quando la riscattate possibilmente. A me non dispiace fare sto play. Mi piace sta giocata un sacco, cazzo. Mi piace un sacco sta play. Porca troia. Abbiamo doppio Bran, che è utile poi per quello che fa due danni e ci darà la roba in mano. Mi piace. Nonostante tutte le porcherie che ci ha fatto questo animale. Questo figlio di Satana, brother. Vecchio, che sculata che ha tirato. Comunque si vede meglio la cam con la nuova luce del gatto che ho preso. Peso 120 euro per far sì che si vedesse meglio la luce della cam. Vada bene. Merda, quanto è luminosa così, porca troia. Si può anche mettere sto colore giallo qua, no, più bello. Ti vedo più fresco, Bodeon. Grazie, Wasda, del follow. Grazie, rega, dei follow, eh. Non so se in realtà abbiamo fatto la play giusta, sapete? Ora che ci penso. Comunque, in realtà la cosa buona è che ora ci evoca, per ogni spell natura ci evoca due pezzi, quindi è molto buona sta roba. Anyways, prendere il controllo, se voglio, anche di quello.
Ci manca due pezzi ora perché l'abbiamo giocato con Bran. Vedi? Perde in sei sta roba. Fortissima, cazzo. La dovremmo vincere con sti pezzi, più o meno, penso. Difficile che lui riesca a stare dietro a tutto, però vediamo. Vai. Ok. Io non giocherei altro. Turno dopo andiamo di Bran più lui. E c'è nel chill. Merda, per come si era messo sto game veramente l'abbiamo gestito in maniera ottimale. Speriamo di vincere, che di non subire ulteriori angherie. Cioè ci ha fottuto quello da 9 che ingorda il pezzo. L'8 mana da noi che ci serve per scombar con l'armor. E il Sire che era strabaffato. Cioè che sfiga, cazzo. Perché non ho tradato? Perché dovevo fare 2-3-3 su un 4-4. Non aveva troppo senso schiantare 2-3-3 su un 4-4. Non ha mai senso. Trade orribile. Comunque anche quando ci sarà la pill 2 farò probabilmente 50-50 di stream. Hearthstone e Kaizo. Poi magari qualche volta facciamo qualche altra ROM di... Che cazzo ne so, qualche altra ROM. Quindi è sbagliato farlo? Beh sì, generalmente sì, però perché mai dovresti fare dei trade così svantaggiosi? Ora tocca a noi divertirci. Signori, l'estetica, signori. L'estetica, signori. L'estetica, signori. Questa veramente giocata in modo dire supremo e quasi riduttivo. Pazzesco sto game come l'abbiamo gestito. È la verità, non è che... Cioè, buona. Sublime. Mick. Brutta sta mano, è parecchio brutta. Porca troia, si opera. Questo è forte. Capolavoro, così scritto in caps con i trattini e lì ti tocchi. Bella Binual. Merda, Vezza, spero tutto a posto. Cioè, spero che tu non abbia il COVID, intendo. Bella Montella. Giochi Hearthstone quando non alleni più? Fate il tampone ora, dai. Speriamo che sia tutto a posto, insomma. Piccolo JJ, grazie del follow, bro. Sburo lui, qua tira in lei. Il top sarebbe... Vediamo. Top sarebbe Innervate qui. Con Innervate faccia lei. Innervate questa. Grazie, Vezza! Del Prime, addirittura, così. Col braccio, vecchio. Grazie, socio. Vai, Sneaky, grazie. Adesso la metti alla song, che me l'hai scritta in privato. Un attimo. Potrei anche far lui. Però può fare questo più bello qua. Magari dopo andiamo a 7 mana. Possiamo far lui l'altro turno dopo. Ok. Questo ci pesca altro Nourish. Faremo questo. Ramp, Hero Power. Turno dopo facciamo questo. Nourish, Ramp, Hero Power. Turno dopo ancora poi peschiamo. Il primo prime è il più importante, sì. Consigli di craftare ora. Fai punto esclamativo Discord. Nel mio Discord, nella sezione decklist, trovi vari deck buoni. Comunque, Druid mi sembra abbastanza solido. Che altro Druid è abbastanza solido e easy da giocare. Ci sta. Fai il bravo, Nesben, per favore, in chat. Altrimenti devo procedere al ban, lo sai. Mi fa incazzare. Porco Dio, sto Maranza, che mano che c'ha, brother. Ha una gran board. Non so, non ho skill di Onyxia, non ho nulla. Grazie per il follow, cavallaccio. Dai, però, pera, bro. Zio cane, bro.
Porco Dio, cioè... Porca Madonna, ma che è sta roba? Vergognosa roba risubita dal Thunder once again. La perdo questa. Così si switcha deck e giochiamo DH, siete contenti. Sto. Ho perso. Si opera. Cioè, ma che mano è questa? Ho perso da Bloodlust Little, probably. Quanto è Bloodlust? Bloodlust è 7 per 3, 21. 29. 32, 34, 36, 39. 44, 47 Bloodlust. Però gli ok, no, non è Little Bloodlust. L'hai già giocato, sì, ieri, oggi inizio live, ho giocato Rogue, ma ogni loss cambio, quindi appena perdo con questo giochiamo DH, appena perdo con DH Rogue 40, appena perdo con Rogue 40 Rogue 30, appena perdo con Rogue 30 Druid again. È questa la roulette che facciamo. La domanda su Pokémon faccio a lasciare il repellente senza andare nello zaino, devi giocare una determinata ROM che ha quello script lì, quindi devi avere la ROM aggiornata, cioè devi aver randomizzato la ROM aggiornata. E questo non... bro, ho perso, zio Pera, cioè. Questo spacca pezzo. Spacca pezzo, fratello. Ma non lo so, allora aspetta un attimo. Non è male Onix, però Onix è buona qua. Porca troia. Spera. Cazzo, se mi secca da qua, maranza. Se mi secca in sto spot è veramente una porcheria. Dopo abbia lui che non è male se lo riusciamo a giocare a zero. Sul Discord della Kaizo, bro. Anche nel mio Discord c'è la sezione Kaizo, se lì provi a chiedere magari qualcuno te lo passa. Anyways, nel Discord della Kaizo c'è sicuro. Merda, maranzissimo opponent qui. È buona sta combo perché giochi a lei. Questo non è male da pullare qua a caso. Però non è neanche... non è male tirarlo questo. Tanto non è con quello che vinco, voglio dire. E se rimane... Lui comunque lo deve toglierci, cioè se rimane su board dopo clear. Altrimenti qua qual è la play? Cioè, il top sarebbe aver scale di Onix e faccio questo, scale di Onix e trad. Facciamolo. Vabbè, va bene, dai. Io la faccio sta play. Io la faccio sta play perché mi tiro su di vita, non rischio che me lo ciulli con Teotar. Mi sembra clean, almeno pulisco la maggior parte della roba. Altrimenti rischiavo di non pulire pezzi, se lui in qualche modo gioca o discovera Bloodlust, poi me la mette nel culo. E non vogliamo che ciò accada, chiaramente, brothers. Broderiantis. Dopo metti alla song, Sneaky, vai tra. Visto che restituisce 1600, è forte Teotar, cioè si gioca ancora in vari deck e si rigiocherà. Però tanto, cioè se lo disincanti lo puoi ricraftare a 1600, quindi sì, disincantalo. Conviene sempre disincantare, quando tanto ti costa uguale. Va bene, lui qua deve fare un turno tutto di risposta alla mia board, molto bene. Perché ora siamo di nuovo noi... siamo di nuovo noi, sicuro che non lo vogliamo, non ti piace neanche un po' cosa, Ogert? What do you mean? Renzi in D. Non è male far lui, eh. Però questo lo potrei zolare nel shield as well. Però da 7 armor. No, non lo farei ora. Probably. Goof è insano. Anche Bran è forte, però goof è goof. Così. Abbiamo anche un buon turno perché possiamo fare. Io farei Hero Power per rampare. Coin questa e dopo giochi a lui a zero. Mi sembra molto clean. Sì. Pare troppo clean per non farla sta play. Veramente troppo clean. No, lo provo quando perdo con Druid, bro, abbiamo detto.
Appena perdo con druide switch di H. Faccio la deck roulette, ogni loss si cambia deck. Appena perdo con druide tocca di H. Nazaretto, lo stai giocando te? Che bullshit le carte pregiate comunque. Dipende bro. A me piacciono in realtà. Cioè ti danno quel che di... che lo puoi solo trovare, non ce l'hanno tutti, eccetera. Però posso capire perché dici che bullshit. Cioè non è che... non serve tanto far guffa. Questo è un problema comunque, potrebbe essere un problema. Cioè, dovrei trovare quello là che rimuove prima o poi, però... io pescherei qui. Per forza. Questo non è male. Minchia però, che merda, Cristo. Il pera. Potrei pure far questo HP. Pure ora gioco lei. Questo è un problema però, che palle Cristo, non si è messi particolarmente bene. Mi piace sto play. Potrei anche buttare lui in realtà. Tante kinda useless still. Almeno mi libero un po' la mano, perché comunque la mano me la devo liberare per tirare. Solo che non si è messi particolarmente bene, perché questo io da noia, vediamo. So Shaman non è male, lo proveremo magari anche questo, oggi domani insomma. Fa goof. Com'è che funzionava ora il Parrot? Avevano nerfato il Parrot, non mi ricordo. Il Parrot 3-3, quello dei gridi di battaglia, non mi ricordo se l'avessero nerfato o meno. Ok, questo è fine. Bran. Il Brun. Io pescherei. Allora, vediamo. Questo non è male, posso farlo là. Sì, lo farei là, probabilmente. L'armor dopo l'abbiamo, tanto sì. Farei qua questo. Problemi quello. Ancora vai sulla Kaiz oggi? Non lo so ancora, brother. Domani la faccio al 100%, oggi non so neanche se la faccio. Se la faccio, la faccio più tardi comunque. Ora giochiamo ancora un po'. Però goditi un po' di chess, imparalo, bro. Dai. Provato Rogue, sì, ieri e stamattina, sì. Facendo deck roulette, comunque ogni loss cambia, raga. Lo so che lo giocavi Bloodlust, porca troia. Ho perso. A Little? Cioè se non a Little vinco, se a Little ho perso. Ok. Ok, vinco. Un place to go. Don't be embarrassed if you lose control. Allora innanzitutto facciamo questo qua. Lo farei Bran. Questo. Into you.